obbligato di pregare. Invece nel nostro cuore dobbiamo sentire necessità, bisogno della preghiera, e preghiera deve diventare il nostro cibo quotidiano. Ma poi preghiera è anche un'altra cosa, quello che ha detto la Madonna, preghiera è risposta a tutto quello che noi cerchiamo. Voi venite qui a Medjugorje con tantissime domande, venite da noi sei e chiedete le risposte. Noi non vi possiamo dare risposte. Risposte vi può dare soltanto il Signore. E se voi aprite il vostro cuore e iniziate a pregare veramente con il vostro cuore, allora soli capite nel vostro cuore cosa dovete fare e cosa il Signore vuole da voi. Preghiera, Madonna dice di pregare anche nelle nostre famiglie, in modo particolare. Perché Madonna ha detto, non c'è cosa più grande che può unire una famiglia come la preghiera insieme. Dobbiamo mettere il Signore al primo posto nella nostra famiglia e trovare il tempo per il Signore nella famiglia. Perché se c'è il Signore dentro nella nostra famiglia, avremo tutto quello che una famiglia ha bisogno. Avremo la gioia, avremo la pace, avremo anche la forza di educare i nostri figli e saremo capaci di educare i nostri figli. Noi possiamo avere tantissime cose nella nostra famiglia, possiamo dare anche tante cose ai nostri bambini, però se non li diamo il Signore ai nostri figli, loro rimangono sempre poveri, perché uomo senza il Signore è un uomo molto povero. Perché tante volte noi genitori, anch'io sono genitore di tre bambini, si sbaglia. Tante volte anche ai nostri figli li contentiamo con tantissime cose, anche a volte solo perché per fare stare tranquilli i nostri figli, per anche i genitori piuttosto di stare tranquilli, gli diamo le cose materiali. Loro non hanno bisogno di questo, loro hanno bisogno della famiglia. Proprio oggi cosa manca nelle nostre famiglie è proprio parlare. Quanti noi genitori lavoriamo oggi, si lavora tantissimo e non si ha tempo per la nostra famiglia, per i nostri figli. E poi quando il nostro figlio sbaglia, quando si trova da solo, quando inizia un'altra strada, ci chiediamo perché ha fatto così. Chiediamoci anche noi se noi veramente siamo responsabili verso i nostri figli. E c'è una cosa molto bella che ha detto sempre padre Slavko. Lui ha detto, dall'inizio ai nostri figli dobbiamo dare radici della fede. E poi ha detto, anche se un giorno loro si allontanano dal Signore, ritornano sempre, perché anche quel poco che noi gli abbiamo dato rimane sempre nel loro cuore. Io dico, insegno anche ai miei figli che non devono dipendere degli altri, perché tante volte sento genitori che dicono, come posso impedire a mio figlio una cosa che lo fanno sui amici? Questo non è giusto. Io dico sempre, perché mio figlio si deve drogare se si droga un suo amico? Mio figlio è mio figlio, io sono responsabile per lui. Lui è un dono del Signore per me e io devo crescere questo dono e io mi sento molto responsabile verso i miei figli. Poi sono tantissimi, io non capisco, tantissime volte discuto con i genitori, non riesco a capire come un genitore può lasciare un figlio da 13, 14, 15 anni fino a 4 di mattina andare in discoteca alle 5 che tornano da solo. Non capisco questo. Ci sono le regole, devono essere le regole nelle nostre famiglie. Io sono forse un po' più, sono molto severo, però io credo che non li fa male questa severità a tutti i nostri figli, perché loro hanno bisogno, la cosa più importante, hanno bisogno dell'esempio dei suoi genitori. Madonna dice di digiunare, digiuno mercoledì e venerdì. Ecco, quando si parla di digiuno, gli italiani sono un po' sempre, sai, quando sai, o vogliamo fare digiuno in modo nostro, come vogliamo farlo noi, poi tanti vengono da noi e chiedono, ma possiamo prendere un caffè, un tè, ma quanto pane dobbiamo mangiare? Madonna ha detto, digiuno è pane e acqua. Poi digiuno, la cosa più importante quando si fa digiuno, è farlo con amore e nel silenzio. Non dobbiamo andare in giro e dire abbiamo fatto digiuno, ci sentiamo male, mi fa male la pancia, questo non è digiuno. Però c'è una cosa anche importante nel digiuno. Nel digiuno possiamo capire anche tante altre cose. Nel digiuno possiamo anche ringraziare al Signore. Possiamo capire anche e pensare a quelle persone, quante persone oggi nel mondo muoiono di fame.
Come siamo fortunati noi di trovare tutti i giorni quel pezzo di pane sulla nostra tavola, per tutto quello che abbiamo, cominciare a ringraziare il Signore e pensare a quelle persone che non hanno niente e quanti bambini che muoiono di fame oggi nel mondo e quanta roba noi sprechiamo oggi. Però per capire questo dobbiamo anche cominciare a fare questo piccolo, io lo chiamo un piccolo sacrificio. E quando mi chiedono perché digiuno, io dico sempre perché lo chiede la Madonna. Però ricordatevi quante volte Madonna ha detto qui a Medjugorje, cari figli, con la preghiera e il digiuno potete ottenere tutto, potete perfino fermare le guerre. Ecco, noi andiamo in giro e chiediamo cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare, lo sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo aprire il nostro cuore e iniziare a vivere digiuno, iniziare a vivere la preghiera. Purtroppo oggi tanti si ricordano del Signore solo nei momenti del bisogno. Quando abbiamo bisogno andiamo in giro e chiediamo, e sempre al Signore chiediamo, dammi questo. Eppure quando non otteniamo questa grazia, diciamo, ecco, il Signore si è scordato di me. E chiediamo perché il Signore si è scordato di me. Invece dobbiamo in quel momento chiedere a noi stessi una domanda. Dove siamo?